Abbiamo Stefano e Sonia, sono appena tornati dalla Bolivia, sono arrivato per dicembre dalla Bolivia, dove sono stati 17 anni. Massimo Casa, che possiamo dire un punto di riferimento di Mato Grosso, di Cittadino, a lui abbiamo chiesto una cosa particolare, è appena tornato anche lui dal Perù, è andato a visitare i luoghi dove viveva e è morta Nadia Di Munari, la ricorderete, quella funzionaria laica che è stata uccisa proprio quest'anno. È la 55esima giornata mondiale della pace a partire dal 1968 per volontà di Paolo VI, come voi ben sapete, e come giorno dedicato il primo giorno dell'anno, un giorno che apre un nuovo anno che deve essere vissuto totalmente, pienamente nella pace. A queste tre attenzioni il Papa Francesco, il dialogo tra le generazioni, l'educazione e il lavoro, e considera strumenti per edificare